Mi dispiace tanto perché veramente potevamo vincere. I complimenti testimoniano che la gente apprezza che l'Italia è arrivata a un punto dove ci si rammarica di una sconfitta con la Polonia di misura. Però noi abbiamo un equilibrio molto precario per giocare a livello internazionale e se non funziona tutto è troppo difficile. Dal punto di vista tattico ci sono stati due episodi che ci hanno ucciso, nel senso eravamo più tre, abbiamo sbagliato due prime fasi. Non è il problema del lancio in prima fase, è che abbiamo avuto poi timore di perderne altre. Non abbiamo giocato più in velocità, cercando di pensare di gestire un più tre, ed è impossibile per noi. È impossibile perché quando loro si sono accorti che noi non possiamo tirare da fuori o che non avevamo un mancino che giocasse in continuità, si sono chiusi e c'è stata pochissima possibilità. Ecco, hai sottolineato due aspetti importanti, due momenti della partita, due insomma palloni lanciati così senza grande costrutto e alla fine l'Italia li ha pagati. Però come tu sottolineavi, forse è mancato in questa squadra il coraggio nella parte finale, anche possiamo dire un pizzico di civismo, di esperienza che si può acquisire soltanto giocando tante partite di questo livello. Però c'è anche un altro aspetto, non si tratta solo di coraggio, certo che a posteriori dico che avremmo dovuto giocare in velocità, però era anche vero che avevamo i giocatori un po' stanchi, oggi avevamo poche rotazioni, tutto sommato io vedevo giocare Jack Savini molto bene, Marco molto bene, Mulza specialista, c'era poca possibilità di cambiare, era stupido cambiare. E i ragazzi giustamente hanno un pochettino gestito le energie, anche perché in difesa ce l'hanno veramente messa tutta e solo due situazioni antropometriche, direi, perché difendere su un pivot di 2,10 m che decide di alzare le braccia è difficilissimo e nello stesso tempo uscire su un tiratore che noi non abbiamo è proprio difficile. Ed ora c'è l'ultima partita, c'è una partita in Francia. C'è ancora qualche speranza, no, di poter coronare questo sogno, la partita in Francia, la differenza rete, insomma c'è ancora qualche margine. Come si prepara questa partita? Come sarà il day after, il dopo Polonia? Bisogna essere molto intelligenti, innanzitutto domani essere calmi a livello emotivo, restare uniti, non prendere alibi, non dare la colpa a questo e a quell'altra componente, perché se è vero che ci resta una possibilità dobbiamo giocarcela al massimo e sappiamo che ci giochiamo contro i migliori al mondo a casa loro, ma ne abbiamo fatte tante di imprese, di ottime situazioni che ci dobbiamo provare ancora una volta, perché fino a che non è finita l'Italia non ha mai mollato, quindi ci proveremo. Era tutto perfetto, c'era tutto per poter fare, per portare a casa un risultato importantissimo. Sono gli ultimi 5 minuti che ci fanno male, un tiro sbagliato da noi in più, una parata in meno. Sono i dettagli, dispiace perché eravamo anche sopra di 4, abbiamo sprecato qualche pallone sul più 3 più 4 per poter avere un vantaggio ancora maggiore. Dispiace perché avevamo tutte le carte in regola per potercela fare. Sappiamo che anche con questo risultato comunque non è finita, non so cosa abbiamo fatto le altre nazioni, adesso c'è da vedere un po' i risultati degli altri e manca una partita in Francia, se dobbiamo essere onesti, vincere in Francia è quasi impossibile, ma non è detto che anche con una sconfitta siamo eliminati, come ho detto dipende dagli altri risultati, due migliori terze ci sono già, ci sono ancora due posti vaganti e se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno abbiamo perso solo di due in casa con la Polonia. Sì, guardando il bicchiere mezzo pieno era immaginabile, forse inimmaginabile qualche anno fa, di arrivare a questo punto, di giocarsela fino all'ultimo minuto contro una squadra importante come la Polonia per una qualificazione all'Europeo. Il rovescio della medaglia invece che veramente è mancato un soffio e questo è un grande rammarico. Sì, ma sono sicuro che rivedendo la partita avremo solo dei grandi rimpianti. Di piccoli errori
alla fine quando perdi 2 di 1 sono i dettagli, non c'è nient'altro. Differenza in campo non c'era, e dispiace davvero tanto perché, come detto, avevamo tutto oggi per fare un buon risultato. E anche l'ultimo tiro di Bulza, arriviamo, è sfortuna, una gran parata, un bel tiro. Non lo so, tante idee per la testa. Giocavi a casa, giocavi da capitano della nazionale, la tua vigeva, ma io immagino che sia stata una tempesta di emozioni, soprattutto all'inizio partita. Sì, ovvio. Sapevo che non sarebbe stato facile. Mancavano qualche persona importante nella mia vita qua, perché sono venuto a mancare, ma fosse stato quello sarebbe stata veramente la giornata perfetta. Però so che c'erano e è un'emozione unica e veramente c'è il rammarico di aver portato qui a casa una vittoria, un pareggio che voleva dire qualificazione. Innanzitutto delusi per il risultato, ma non per la prestazione. Quindi sono mancati magari quel piccolo briciolo di fortuna che hanno sempre le ottime squadre. Non vuol dire che noi non lo siamo, ma siamo una squadra, parlo per gli altri, molto giovane. E quindi magari ci è mancata quel pizzico di sicurezza alla fine. È andata così, lo sport è così, si può vincere, si può perdere. Oggi è toccato a noi e ce ne andiamo un pochino delusi, ma a testa alta, perché io penso che la prestazione comunque è stata una buona prestazione. Prestazione collettiva importante, assolutamente, mancato il risultato e questo lo abbiamo sottolineato. Prestazione individuale la tua, straordinaria, MVP del confronto, purtroppo non basta. No, non è bastato. No, sinceramente io come in tutti questi anni la prestazione individuale no, non mi interessa, e io faccio di tutto per aiutare la squadra, per mettere a disposizione. Oggi è toccato a me, l'altra volta era Jack, non so che dirti perché la delusione è grande. Senti, c'è però ancora un'altra partita, è una missione quasi impossibile in Francia, però insomma sarà un'Italia che giocherà a testa alta contro i campioni transalpini. Sì, dai, diciamo, torno nella terra che mi ha dato da mangiare per tanti anni. Sono campioni olimpici, campione del mondo, campione europei, campione di tutto, hanno vinto tutto. È un piacere enorme giocare contro di loro, è un onore, quindi onoriamo anche la nostra maglia e proviamoci, perché no, non si sa mai, questo è lo sport.